siamo moderatamente soddisfatti. Alcune luci ed alcune ombre. Già, luci ed ombre. Eppure sono i giorni più importanti dell'estate per gli albergatori, il lungo ponte di Ferragosto è atteso come acqua per un assetato, ma non tutto il bicchiere è pieno. Tra il 70 e il 75% delle camere occupate in tutta la Marca e in città l'invasione c'è, ma secondo la categoria, soprattutto nel capoluogo si deve fare di più. E allora due appelli che sanno di strigliata, il primo ad Ascom. Se Treviso vuole diventare una città turistica, preghiamo esercenti, pubblici esercizi di tenere aperto, perché quando si va in una città e tutto chiude, non è certamente una città turistica. Il secondo a Cassugana, perché servono eventi. Degli eventi che attirino, no? Degli eventi che attirano non i carri mascherati, non diciamo quel tipo di manifestazione che possono attrarre i cittadini o quelli che vengono intorno, ma che possano portare i turisti, ovvero sia gente che provenga da altre regioni, nella nostra città a dormire. Si vive ancora dell'onda lunga della mostra di Goldin e della dunata degli alpini, dice Kerr, troppo poco. Siamo in linea con l'anno scorso, direi che per fare qualcosa in più bisognerebbe anche creare qualche evento di contorno e allora sì, ci sarebbe veramente la differenza. Resta la speranza di fare il pienone, calano Stati Uniti ed Estremo Oriente, aumentano invece gli europei, anche a causa dell'allarme terrorismo nelle capitali come Parigi o Londra. La tendenza è quella di prenotare all'ultimo minuto, quindi diciamo abbiamo deciso di lasciare un po' di camere a disposizione e devo dire che questi ultimi giorni sta arrivando una discreta quantità di lavoro.